Ciao a tutti ragazzi, sono Joey con il mio primo video diario di un'esperienza che ho fatto questo weekend per voi, ieri, l'altro ieri e venerdì, del Games Week 2014 ovviamente, e vi illustrerò con foto, video e con il mio, ovviamente la mia parlantina sotto, questa esperienza che per me è veramente stata fantastica. Partiamo subito con il venerdì, che sono andato insieme a Manuel, che è il ragazzo delle FAQ numero 10, che ovviamente troverete in descrizione per rivederle o vederle per la prima volta. E il venerdì abbiamo avuto anche la sfiga che c'è stato lo sciopero dei mezzi pubblici, quindi è stato abbastanza un casino arrivare lì in tempo, tornare a casa vivi, e quindi ci sono state tante peripezie, ma alla fine siamo arrivati a salvare il vaso, non so cosa stia dicendo. Arriviamo lì, già alle 9:30 c'era un casino di persone, alcuni a provare giochi, alcuni a prendere gadget, a comprare videogiochi, c'era un casino di gente, poi ci siamo fermati a fare le foto con quei due del server, Joker, Ciccio Gamer, Stepney. E poi ci siamo messi in coda per Melagodo ad aspettare quelli di Melagodo, e poi ho preso anche le lattine di Melagodo di Sdrogo. Questa qua Sdrogo normale, questa qua Sdrogo firmata da Gabo di Square. E mentre ero in fila un ragazzo sento che grida: Joey, Joey, ti prego, girati. Io mi giro e vedo sto ragazzi, erano, sì perché erano due o tre, e mi fanno: Joey, ti prego, ci fa un autografo. Scusate, ci fa un autografo e facciamo una foto insieme. Allora, io tipo, è stata la mia prima volta che mi hanno riconosciuto e chiesto una foto, un autografo in live, e io mi sono tipo emozionatissimo. E allora ovviamente sì, abbiamo fatto la foto e tutto, ho parlato un po' con questi ragazzi, poi dopo vi dirò. Comunque la maggior parte di quelli che mi hanno chiesto le foto vi faccio: oh grande, cioè se mi conosci su PlayStation 3, su Xbox, mi hai tra amici. Grande Joey. Vabbè, e lì mi limitavo a fare le foto, quel cazzo che volevano. Poi il venerdì abbiamo provato a fare le foto con quelli di Melagodo, ma c'era una coda infinita e alcuni li abbiamo beccati in giro a cazzo per fortuna, perché sennò non avremmo fatto nessuna foto. C'è stato una cosa abbastanza brutta che è successa il venerdì. Joey è stato derubato al Games Week. Derubato, cazzo ragazzi. Io mi sono veramente arrabbiato per questo fatto, perché non mi sembra giusto che io vada a una fiera per divertirmi, per far divertire persone, per magari incontrarmi amici di PlayStation, di Skype, di Xbox, e per ovviamente condividere con altre persone che seguono la mia stessa passione. Non mi sembra giusto che ci siano delle persone che vadano a rubare portafogli a tanti ragazzi, perché non è successo solo a me che hanno rubato il portafoglio, magari anche a Manuel hanno provato ad aprirgli la cartella. Per fortuna lui non ci aveva, come me che sono stato un coglione, perché ovviamente è stata solo colpa mia, che ci avevo qua dentro, ragazzi, c'avevo in questa tasca qua i classici zaini dell'ISPAC, c'avevo qua davanti il portafoglio, quindi io a un certo punto mi sono girato per prendere la telecamera, tocco la cartella e la sento aperta, la prendo e vedo che non c'è più il portafoglio. Il problema non erano i soldi, perché c'erano dentro 10 euro in più la Poste Pay con una ventina di euro, qual è il problema minore? Il problema è dire ai miei genitori: mamma, papà, guardate che mi hanno rubato il portafoglio a questa fiera, e come per dire, mi ero segnato il futuro che fiere, basta. Per fortuna sono stati abbastanza comprensivi, o apprensivi, non lo so, sono stati abbastanza comprensivi del fatto che è successo, ma sono stati abbastanza rompicoglioni. Comunque hanno fatto talmente bene che ovviamente tutti i documenti andavano rifatti e la Poste Pay bloccata, carta d'identità, tessera sanitaria, patentino, documenti vari del cazzo, e quello è stato abbastanza molto stressante come cosa. Però per fortuna tutto sommato venerdì è andato abbastanza bene, ho fatto una decina di foto, due o tre autografi, e mi è piaciuto veramente tanto come giornata. Quando sono tornato, ovviamente è stata stancante tantissimo, proprio sono tornato a casa sfinito, non ce la facevo più, gambe distrutte, mal di testa e tutto. E solo che io ho detto: vabbè, mi hanno rubato il portafoglio, che cazzo, vado di nuovo anche domani. Però mia mamma mi ha convinto ad andare anche il giorno dopo, cioè mia mamma mi ha convinto ad andare un altro giorno alla fiera, perché comunque avevo comprato il biglietto per 3 giorni. E il giorno dopo mi ero già organizzato con Ale, che è il ragazzo del 2Players OnePad, lascerò anche in descrizione il video insieme che ho fatto insieme a lui, e in più un altro youtuber che si chiama The Diavel, che fa video su FIFA. Mia mamma mi ha convinto, mi fa: guarda, già hai fatto, ti sei organizzato con loro, non mi sembra giusto che li lasci, gli impianti così. Allora mi sono lavato, ho fatto una cosa al volo, sono andato a Lecco, che abita a Lecco questo ragazzo, e sono rimasto a dormire da lui, e sabato siamo partiti per un'altra giornata. Meno male che sabato sono andato, perché sabato è stata una giornata fantastica, comunque il sole è appena tramontato e quindi potete abbastanza buio, in più sono anche nero di pelle quindi non mi vedrete, pazienza. E sabato partiamo, arriviamo là per le 11:30, mentre il giorno prima per le 9, perché il giorno prima c'è stato lo sciopero dei mezzi pubblici in tutta Italia, mentre sabato no. Arriviamo là e subito c'erano dei miei amici di Genova, che sono Chaos e Cash, che erano già arrivati. Allora mi chiamano, mi organizzo con loro e li vedo là e sto praticamente tutto il giorno con loro.
sabato un casino di persone mi hanno chiesto di fare la foto, tipo una trentina di ragazzi, non lo dico per farmi figo, per esagerare, ma per spiegare veramente cosa è successo. Tantissimi ragazzi mi hanno chiesto una foto, una trentina, io giravo di solito tra lo stand di Melagodo e i parcheggi, perché i parcheggi c'era aria e non faceva caldo come dentro, soprattutto non c'era tanto casino come dentro. Dentro non si riusciva a camminare, e perché tipo tutti i ragazzi ammassati agli stand per fare le foto con quelli di Melagodo, che era veramente stressante come cosa, perché camminavi e c'avevi 12 ragazzi attaccati. E lo auguro a tutti voi di andare a una fiera del genere, soprattutto magari fare un'esperienza come la mia, perché è stato veramente bello che un ragazzo magari mi fermasse e mi dice: Joey, ti prego, c'è una foto, mi fai un autografo. E c'è una sensazione fantastica, di tutto che adesso non riesco a descrivervela, perché è troppo strana. Da un anno che faccio questi video e vedere persone che mi riconoscono dal vivo e mi chiedono foto, autografi, cioè mi fa sentire famoso anche se non lo sono, è questo che mi fa ridere. E comunque ovviamente farò passare tutte le foto che hanno passato anche i ragazzi sulla pagina Facebook. E comunque sempre il sabato, che c'era, è stato il giorno con più casino, domenica poi non sono andato che ho sfinito. Il sabato mi sono incontrato con praticamente mezza community italiana, che sono tipo Rolly, Jumbo, Tanti Rexo, Pepo, Steewox 2. E comunque qua farò adesso tipo, ci sarà la foto con tutti questi ragazzi che abbiamo fatto una foto insieme. È stato veramente fantastico come giornata, perché vedere queste persone che magari ci passi le giornate su Skype, ci giochi alla Play, Xbox e tutto, vederle dal vivo è totalmente diverso, cioè è come se vi conoscesse da anni. E quindi non c'era un momento dove nessuno non parlava, perché tutti parlavano in continuazione, eravamo tutti lì uniti, ed è stato veramente fantastico. Il sabato poi sono tornato a casa, ero veramente sfinito, mi sono andato a letto presto. E comunque ragazzi, adesso diciamo la storia del Games Week è finita. Piccola parentesi, adesso voglio veramente ringraziare tutti voi, soprattutto tu che stai vedendo questo video e stai sentendo le mie parole, perché sei arrivato ovviamente fino alla fine del video. Voglio veramente ringraziarvi, perché è per le persone come voi che io ieri ho provato queste emozioni. Se avete una minima passione, come almeno ce l'ho io o con tutti gli altri youtuber, apritevi un canale, fate video, perché sono emozioni che veramente tutti dovreste provare. Venerdì scorso nelle FAQ ho detto che non penso di andare a Napoli, a Roma e a Firenze per Luca Comics e tutte queste cose, ma sto iniziando a farci una mezza idea, perché mi piacerebbe visitare tutta Italia di queste ferie, perché esperienze del genere si vive una volta sola. Vi auguro a tutti di vivere queste esperienze del genere come le sto vivendo io. Continuerò, ovviamente ogni tanto la voglia mi passa di fare video, magari c'ho tanto da studiare, magari giornate brutte non mi va di registrare, però adesso la voglia è tantissima, soprattutto di fare sto video, perché veramente voglio ringraziarvi con tutto il cuore, ragazzi, tutti quanti voi, tutti quelli che mi hanno riconosciuto, tutti quelli che mi scrivono ogni giorno, perché io senza di voi non sarei qui. E come se non questo bel modo di chiudere il video, vi ringrazio ancora tantissimo, ragazzi. Supportatemi con un like, un commento, seguitemi sulle pagine Facebook, e comunque sulla pagina Facebook vedrete tutte le foto, perché le caricate lì. Da Joe è tutto, bella!